Allora, vediamo gli altri costrutti, in modo da poter poi costruire dei processi anche un pochino più complicati e cominciare a ragionarci meglio, no? L'approccio che seguiremo sarà sempre lo stesso. Definisco una regola di propagazione del token e questa regola dirà come il token rimbalza tra le varie azioni. Quando il token raggiunge un'azione, ciò che fa è sempre la stessa cosa. Aspetta che chi deve compiere l'azione lo possa fare, poi entra dentro l'azione e viene, diciamo così, consumato, viene usato, diciamo così, il tempo mentre il token è dentro l'azione, e quando l'azione singola è compiuta, il token si porterà all'uscita del rettangolo. Io me lo visualizzo così. Quindi il token arriva sull'ingresso, sta un po' fermo, quando è pronto entra dentro, quando è dentro vuol dire che qualcuno ci sta facendo qualcosa. E poi esce, quando l'azione è finita, si porta all'uscita e da qui segue le regole definite dall'interconnessione, dalle frecce, dagli archi. Quindi queste varie regole di, pardon, dov'è? Qua, regole di composizione delle azioni sono tutte relative a cosa succede fuori dalle azioni, tra un'azione e l'altra. Quindi abbiamo due semantiche diverse, la semantica di esecuzione dell'azione, attendo, elaboro, finisco la singola azione. E poi la semantica di propagazione del token all'esterno delle azioni, che può essere diversa a seconda del costrutto grafico che andiamo a utilizzare. Il più semplice appunto è quello della sequenza, che è rappresentato semplicemente dalla freccia. Oppure può esserci l'opposto di fare le cose in sequenza e fare le cose in parallelo. Quindi quando io impongo una sequenza sto prescrivendo che una determinata azione non possa iniziare, e poi dico io perché non ha ancora ricevuto il token, prima che un'azione precedente non sia terminata, e dico io perché il token da lì non è ancora uscito. Quindi se non è ancora uscito da lì non può essere arrivato all'ingresso dell'altro. Quindi quella freccia rappresenta quel vincolo. In altri casi sappiamo che devono essere fatte un certo numero di azioni. L'importante è che siano fatte tutte, ma non è specificato, non è importante l'ordine con cui devono essere fatte queste azioni. Allora, questo può significare che queste azioni vengono fatte magari in parallelo, oppure vengono fatte una dopo l'altra, ma in un ordine che non mi interessa, in un ordine che non è importante, che non voglio vincolare. Qui siamo in fase specifica, quindi stiamo vincolando ciò che voi. Voi dovete dare, quanti sono? 3, 6, 12, 18 esami, un po' di meno perché siete a tesi con un po' di crediti, per prendere la laurea. Non è importante in che ordine li diate ai fini di poter prendere la laurea, ma è importante che li diate tutti, superiate tutti. Poi sull'ordine, beh, dipende chi si è iscritto a partire dal primo semestre, chi si è iscritto, ha fatto l'anticipo a partire dal secondo semestre, chi è trasferito, sono tanti motivi per cui l'ordine con cui ciascuno di voi sostiene gli esami, è più simpatico o meno simpatico del professore o la materia, eccetera, l'ordine con cui ciascuno di voi sostiene gli esami può essere diverso. Ma la regola dice che qua, solo quando li hai sostenuti tutti, puoi laurearti. E non puoi cominciare a sostenere neppure il primo finché non ti sei iscritto. Quindi hai una forbice, un arco di tempo, da questo istante puoi cominciare a fare queste cose, le varie azioni che sono superamento dei singoli esami, e però devo aspettare che tu le abbia finite tutte prima di poter andare avanti. In uno per volta o sei per volta, tre per volta, li puoi sostenere in parallelo tutti lo stesso giorno oppure in mesi diversi, in appelli diversi, non importa se effettivamente vanno avanti in parallelo o no. Allora, questo risultato lo otteniamo combinando in realtà due microcostrutti diversi, il fork e il join. Allora, prima vediamo la prima parte, che si chiama fork oppure split. Il simbolo è questo, c'è questa barra, linea rettangolo spesso, che riceve in ingresso una freccia e in uscita ha più di una freccia uscente. Cosa fa questo oggetto?
duplica il token. Ogni volta che gli arriva in ingresso un token, in uscita lui pone una copia del token identica a quella del token che è entrato. Per cui, quando un token arriva lì, esce fuori sdoppiato, oppure triplicato, quadruplicato, nel caso in cui ci fossero 3 o 4 frecce uscenti. Per cui, da questo momento in avanti, questo si chiama forchetta, fork, dalla sua forma forchetta, no? Quindi ha un manico e ha due punte diverse. Oppure split, perché a quel punto l'esecuzione si divide in flussi paralleli. Quindi vediamo il solito giochino del token. Token nasce, cade seguendo la freccia, arriva all'ingresso dell'azione e questa azione a un certo punto verrà svolta. Quando l'azione è terminata, il token esce. Uscendo dall'azione, il token segue le regole di propagazione, in questo caso del fork. E quindi arriva qui, nel momento in cui arriva si divide e prosegue. E poi va avanti. Allora, questo transito attraverso il fork è un transito istantaneo, non c'è pausa, la pausa l'abbiamo messa solo in animazione per poterci parlare sopra. No? Il transito del token al di fuori delle azioni è sempre istantaneo. Il token si può solo fermare in coda all'ingresso di un'azione oppure in esecuzione dentro l'azione. Quindi non appena è terminata l'esecuzione dell'azione ricevi un ordine, vengono immediatamente abilitate l'azione esegui ordine e invia informazione del conto in parallelo. Dopodiché queste due azioni si trovano al loro ingresso due token e quindi sono entrambe azioni abilitate a poter procedere e procederanno alla velocità che vogliono. Quindi magari il token a sinistra rimane fermo per più tempo e quello a destra parte prima, o viceversa, non importa. Ogni azione, poverina, ogni token ragiona solo per se stesso. E quindi andrà avanti quando chi è responsabile di compiere quell'azione lo farà andare avanti, lo farà compiere. E quindi in questo processo a un certo punto mi trovo più token dello stesso tipo che viaggiano. E viaggio indipendentemente, man mano che viaggiano abilitano delle azioni ad essere eseguite. Le regole sono sempre le stesse. Attenzione, è un po' diverso rispetto a quello che vi ho detto, anzi, molto diverso rispetto a quello che vi ho detto prima. Cerchiamo di pensare a un processo fotocopiato molte volte e su ciascun processo c'è un token diverso. In quel caso sono token diversi relativi a, che so, ordini diversi, utenti diversi, clienti diversi che fanno la loro strada. Qui invece è lo stesso ordine che per essere portato avanti a un certo punto ha un'elaborazione che si divide in più rivoli diversi. No? Per cui immaginate al cartaceo, io ho una cosa, ho un ordine, a un certo punto ne faccio una fotocopia, una fotocopia la mando al magazzino che vada l'ordine, l'altra fotocopia la mando, l'altra copia invece la mando in amministrazione che faccia l'incasso, che gestisca l'incasso. È lo stesso ordine che a un certo punto viene portato avanti, diciamo in parallelo, o meglio potenzialmente in parallelo, senza un ordine specificato, ma da più di una ente diverso, che ci faranno ovviamente azioni diverse. È però un po' pericoloso avere a questo punto questi vari rivoli, un token magari rimane fermo, l'altro va avanti di 18 azioni, non so più dove sono rimasto. Come faccio a sapere a un certo punto che essere certo che ho fatto tutto? A un certo punto, allora dovrò avere un punto di sincronizzazione in cui dico, ok, bocce ferme, ditemi tutti se avete finito. Mi fermo finché non sono arrivati tutti. Finché tutti i vari... ricongiungere i vari flussi di esecuzione paralleli che possono essere avvenuti in passato. Questo è l'esatto opposto dello split, l'esatto opposto del fork, che infatti si disegna in un modo duale.
una sbarra, uso lo stesso simbolo, dove però questa volta entrano molte frecce e ne esce una sola. E qual è il significato di questo simbolo? È che dalle varie frecce devono arrivare tanti token, quante sono le frecce, quando e solo quando su tutti gli ingressi c'è un token, quindi su ciascun ingresso c'è un token diverso, quando tutti gli ingressi sono pieni del token, lui prende questi vari token che sono arrivati, in questa figura sono due, li collassa in uno solo e fa proseguire questo. Quindi l'ultimo che arriva passa veloce, quelli che arrivano prima aspettano. Il classico appuntamento, rendezvous, chi arriva prima aspetta, chi arriva per ultimo fa partire tutti, fa proseguire il gruppo. Quindi a livello di animazione noi abbiamo un token che arriva, il primo token che arriva aspetta, lui non può proseguire perché uno degli ingressi del join, questo è il nome del punto di ricongiunzione, in italiano lo chiameremmo, join è molto più breve in inglese, uno degli ingressi del punto di ricongiunzione ha un token ma l'altro non ce l'ha, e quindi quel token non può proseguire perché la porta non è aperta. Sarà aperta solamente quando arriverà anche il secondo token dall'altro lato. Allora, a questo punto sull'ingresso del join ci sono tanti token quanti sono gli archi, e quindi il join si sblocca. Sono sicuro che tutti i vari flussi paralleli, i vari rivoli paralleli di esecuzione che avevo creato con la for prima, hanno terminato ciascuno il proprio percorso. E quando hanno terminato il proprio percorso, i vari token sono arrivati fino al punto di ricongiunzione. A questo punto posso essere sicuro che ho fatto tutto, sia dal ramo sinistro che dal ramo destro. E a questo punto il token viene riunificato, riunito, e manca l'ultimo pezzo di animazione, e scende, può proseguire. Può proseguire, andare avanti. A questo punto istantaneamente. Quindi, io dicevo, il token fuori dall'azione non si ferma mai. Non si ferma mai, tranne quando arriva su un join e deve aspettare i suoi compari. Però quella è un'attesa in cui non vengono comunque compiute azioni, non c'è lavoro da fare. Quindi anche se ce ne sono tre o quattro... Se ce ne fossero tre o quattro frecce entranti, dovrei aspettare tre o quattro. Ogni freccia deve avere il suo token. E poi quando aggiungo tutti e quattro assieme? Uno solo. Se ne fa uno solo e si va avanti. Dopo un join c'è di nuovo solo un token in giro. Significa che le quattro azioni sono state fatte. Sono state fatte tutte. Allora, cosa succede? Quando io... tanti token in ingresso a un join, so dirti con certezza che questa azione è stata compiuta e anche quelle sopra, e questa azione è stata compiuta e anche quelle sopra. Non ti so dire, ma perché non me ne fregava niente in partenza, se sia stata eseguita prima questa o prima l'altra. Quindi nel creare uno schema di questo genere, adesso lo faccio con asta perché... che ovviamente probabilmente ho chiuso. Normalmente appunto i fork e i join verranno quasi sempre usati in parallelo, diciamo, a coppie, per cui io posso immaginare un processo in cui faccio delle azioni. No, vedete che qua io ho scelto di fare un activity diagram e le icone che sono qua sopra sono cambiate, giustamente. Quindi ho l'icona dell'azione, che è il rettangolo arrotondato, nodo di avvio, nodo di terminazione. Posso avere tre azioni intermedie. Azioni medie compiute tutte, di poter più. Quindi, cosa faccio? Allora, l'esecuzione sequenziale è semplice, perché basta prendere un nodo, e trascinare la freccia sul nodo successivo. E idem qua. Poi per quanto riguarda invece il fork e il join, uso questi due simboli. Questo è il simbolo del fork, questo è il simbolo del join. Quindi fork lo metto qua, il join lo metto qua sotto, anche se si disegnano nello stesso modo, in realtà hanno delle regole di composizione diverse, quindi sono simboli diversi. E il fork ha un ingresso e più uscite, mentre il join ha più ingressi
e una sola uscita. Poi la variante del fork del John è che si può anche disegnare il routato di 90 gradi a seconda di, no, delle esigenze di layout del processo. Questo vuol dire che prima di svolgere l'azione 1, io posso mettere la mano sul fuoco che si è svolta sia l'azione 2 che la 3 che la 4 e anche la 0, perché veniva prima. So che la 0 si è svolta prima di 2, 3, 4 e che 2, 3, 4 ovviamente si è svolte dopo la 0, ma l'ordine relativo di 2, di 3, di 4 è sconosciuto. E è anche sconosciuto il fatto che noi lo chiamiamo a volte un'esecuzione parallela, ma non è preciso, è un'esecuzione in cui l'ordine non è specificato. Può essere un'esecuzione sequenziale, cioè faccio prima 3, poi 2, poi 4, oppure prima 4, poi 2, poi 3, oppure può essere veramente un'esecuzione parallela, cioè mentre uno fa 2, qualcun altro fa 3. Se le risorse lo permettono, posso eseguire più cose in parallelo. Non lo so e non mi interessa, ok? Quindi l'unica cosa che non dobbiamo fare è pensare che quando faccio un fork queste varie cose debbano essere svolte veramente in parallelo. No, possono essere svolte anche una dopo l'altra con calma, ma in un ordine. Ma l'ordine con cui vengono eseguite non influenza in nessun modo cosa succede dopo. L'importante è che siano fatte tutte. L'informazione sull'ordine non serve. Non mi interessa e quindi non lo voglio imporre. Perché non lo voglio imporre? Ma perché meno cose impongo, più è facile. Più è facile avere un sistema informativo perché deve fare meno controlli, più è facile per l'utente perché ha meno vincoli, più è efficiente il processo perché non ho mai un ufficio che aspetta un altro, perché possono andare avanti in parallelo potenzialmente. No, devi pensare che io sto perdendo del mio tempo libero perché tu non sei ancora pronto. Poi dobbiamo comunque introdurre una sincronizzazione, nel senso che tu quando hai finito devi farmelo sapere e devi anche passarmi delle informazioni, dei dati su che cosa hai fatto. Quindi il modo più naturale di organizzare i processi, cioè quello sequenziale, è anche quello meno efficiente. Mentre invece una modalità parallela è potenzialmente la più efficiente, perché tutte le cose da fare, tutte le azioni sono abilitate insieme e ciascuna verrà svolta non appena può, non appena lei è in grado di consumare il suo proprio token. Però non tutto si può organizzare in modo totalmente parallelo anarchico. Alcune volte devo essere sicuro che certe informazioni ci siano, o certe azioni vengono svolte. E questi sono i due costrutti di base, serie e parallelo, che determinano i vincoli temporali di esecuzione dei processi, dell'azione all'interno del processo. Queste sono comunque forme predeterminate, nel senso che ogni volta che passo attraverso un processo di questo genere verranno sempre eseguite le stesse azioni e con sempre gli stessi vincoli sull'ordine. Quindi l'unica cosa in cui posso sgarrare, in cui posso cambiare, è l'ordine delle azioni parallele, ma comunque devono essere eseguite tutte, sempre. E ci sono però invece dei casi, la maggior parte, in cui a un certo punto l'esecuzione deve adeguarsi a certe condizioni. Pensiamo all'esempio su cui abbiamo appena lavorato. L'utente inserisce la sua richiesta, specifica le alternative e poi a seconda che una di queste alternative sia accettabile, almeno una di queste alternative sia accettabile oppure no, allora il sistema deve proporre nuove controproposte oppure no, oppure semplicemente conferma. Quindi a un certo punto il processo continua in modi diversi, a seconda di un'informazione che può avere solamente in tempo reale, che non posso prevedere prima. Non posso sapere se l'utente inserirà un'alternativa che è già disponibile. Prima fammi vedere che alternativa ha inserito, poi la vedo la disponibilità, e allora solo allora potrò dirti se posso confermarla subito o se devo fargli le controproposte. Infatti, in qualunque linguaggio di programmazione,
la prima istruzione che si impara è if. Cioè, a seconda di che cosa succede, devo continuare in modo diverso. Allora, anche qua ovviamente c'è un costrutto che ci permette di raccontare, di descrivere che il processo può avere evoluzioni diverse. E che cos'è che regola queste evoluzioni? Cioè, come faccio a sapere se devo andare di qua oppure di là? Alcuni controlli sui dati. Nel mio esempio, come faccio a sapere se posso confermare una delle alternative oppure no? Beh, dovrò fare un controllo, una query o qualcosa anche di un pochino più complicato, tra le tre alternative proposte per questa richiesta da questo utente rispetto a tutte le disponibilità di tutti i medici di quella specialità. Quando facciamo la base dei dati, una query di 6 righe che ti fa quello e ti tira fuori tutte le disponibilità che potrebbero essere applicabili a questo e che non siano già state prese da qualcun altro, quindi è un po' complicata la cosa, ma si scrive. Ho un metodo di calcolo noto, chiaro, che a partire dai dati, cioè dal modello concettuale, mi permette in quel punto, in quel momento, andando a vedere i dati, di decidere vai di qua o vai di là. Puoi approvare o devi fornire l'alternativa. Questo metodo di calcolo noi lo annotiamo nel diagramma usando quella che in gergo si chiama una guardia. Una guardia non è altro che una condizione booleana, un'espressione booleana. Deve essere possibile dire se è vera o falsa. E quindi, quando la guardia è vera, significa che devo procedere da quella parte. Quando la guardia è falsa, significa che non devo procedere da quella parte. Dal punto di vista grafico, è facile, nel senso che la scelta si rappresenta con un rombo. Magari qualcuno di voi si ricorda quando disegnavamo i diagrammi di flusso tanti anni fa, dove all'interno del rombo si scriveva una condizione. Qui siamo un po' più, un caso un pochino più generale, i rami di uscita di questo rombo possono essere anche più di 2, 3, 4, uguale. Il rombo indica un punto di scelta. Il token arriva all'ingresso del rombo, che ha una sola freccia entrante, normalmente, e ha più frecce uscenti. Di queste frecce uscenti ne prende esattamente una, e una sola. Quindi non può rimanere fermo e non può sdoppiarsi, come farebbe con una for. Quando arriva all'ingresso, cosa fa quel token? Guarda cosa c'è scritto sui vari rami di uscita, valuta le guardie, si valuta, si calcola il valore booleano vero o falso di ciascuna espressione di guardia, e sintaticamente l'espressione di guardia si scrive tra parentesi quadre. Queste espressioni di guardia in qualche modo devono essere, io devo garantire che siano calcolabili con le informazioni che ci sono già nel modello concettuale. E quindi lui, token arriva lì, valuta le guardie e devo avere io costruito le guardie in modo che sempre, per qualunque cosa succeda al mondo, una di queste sia vera e tutte le altre siano false. Non devono esserci mai due possibilità. Così come non deve esserci mai tutte le possibilità chiuse. Sempre esattamente una vera e tutte le altre false. In questo caso l'ordine, ma questo pezzo si aggancia a quello di prima, quando arriva l'ordine devo lavorarlo, può darsi che sia un ordine urgente oppure un ordine normale. Questa informazione, se l'ordine è urgente o è normale, la devo già avere. Qui siamo fuori dall'azione, quindi il token passa in un istante, il tempo di valutare la guardia, millisecondi. Non posso a questo punto fermarmi e chiedere all'utente, ah ma senti, ma lo volevi urgente quest'ordine? È troppo tardi, devo averlo chiesto in una fase precedente. Ok? Quindi il blocco di scelta può agire solamente su informazioni che il sistema informativo ha già acquisito nei passaggi precedenti. Lì siamo fuori da un'azione, quindi non c'è nessuno che fa niente. L'utente non può intervenire. Il token deve da solo sapere quale strada prendere.
Quindi l'unico vincolo vero a cui si rischia di sbagliare è questo, che devo essere sicuro che le guardie siano valutabili, il valore vero o falso delle guardie siano valutabili con i dati che ho già. E che quindi se mi serve interrogare l'utente lo interrogo prima del rombo, non dentro il rombo, non durante il rombo. Questo non succede niente durante il rombo, succede solo qualcosa dentro le azioni, ricordiamocelo sempre. La regola è sempre la stessa. Ok, a quel punto poi il token va da una parte oppure dall'altra. Non c'è sdoppiamento, no? C'è sempre comunque solo un token. No? In questo caso il token arriva, va a vedere cosa c'è scritto nel modello concettuale, in questo caso la guardia di sinistra è vera e quella di destra è falsa, e quindi prende il ramo sinistro. E poi ovviamente quando verrà svolta quell'azione proseguirà per la sua strada. Però abbiamo più strade diverse, stiamo creando più strade diverse, e magari a un certo punto avremo voglia di farle riconvergere. Ma è una riconvergenza semplice questa, non devo più aspettare che tutti abbiano finito, perché in realtà o di qua o di là, quindi se arriva in fondo da una parte va bene. Però per fare questa riconvergenza è stato introdotto un nuovo simbolo, che è il simbolo di fusione, di riconvergenza di due cammini, che non sincronizza, non è un punto di sincronizzazione. E si disegna sempre con un rombo. Lo vedete sotto. Il rombo che ha due frecce entranti e una sola uscente, esce fuori dal foglio, quindi non si vede la freccia. Cosa fa il rombo? Niente. Cioè il rombo di ricongiunzione non fa nulla. Nel senso che se gli arriva il token da sinistra lo propaga in basso, se gli arriva il token da destra lo propaga in basso, senza mai fermarlo, senza mai valutare niente, non ci sono né guardie, né condizioni booleane, né nulla. Semplicemente dal punto di vista grafico riunisce due frecce in una sola. È un punto in cui riunisco le frecce. Qualsiasi cosa passa. Passa. Non ferma, non fa elaborazione, non fa altro. Semplicemente da qualunque parte arrivi, il token può essere passato da sinistra, ho fatto questo extra delivery, dopodiché vado giù. E idem se fossi andato a destra, ho fatto la normal delivery, dopodiché vado giù. Da qui in avanti non mi importa più mantenere separati i due flussi di esecuzione, continuo con il flusso di esecuzione. Quindi è quasi più, diciamo così, un'esigenza estetica di capire dove inizia e dove finisce la divisione, che non una funzionalità vera e propria. Non pone dei vincoli al token questo signore qua. Quindi l'unica differenza appunto è che questo token, una volta che... l'animazione non funziona, va bene. Vediamo, diciamo così, lavorare insieme queste varie regole. Allora, questo mette insieme i vari costrutti che abbiamo visto per descrivere un'unica attività, vedete in alto a sinistra c'è il nome del processo, Activity Process Order, cioè l'attività di elaborazione di un ordine. Allora, elaborare un ordine significa innanzitutto ricevere un ordine dall'utente. Poi impareremo a scrivere meglio queste azioni e cercheremo di rendere sempre esplicito, qui il focus per ora era sull'elaboratore del token, però cerchiamo sempre di rendere esplicito chi è il responsabile di quell'azione. Quindi sarà il cliente che inserisce l'ordine, oppure il sistema informativo riceve l'ordine dal cliente, però richiede l'intervento di un determinato utente. Una volta che ho ricevuto l'ordine, devo fare due cose: eseguire l'ordine e gestirlo dal punto di vista finanziario, quindi incassare. Allora, eseguire l'ordine significa preparare la merce e poi spedirla. Quindi, di qua a questo lato, preparo la merce,
e poi a seconda che l'ordine fosse un ordine rapido o no, un ordine urgente o no, uso un Corriere Espresso oppure uso la posta normale. Questa informazione qua sul fatto che l'ordine fosse urgente o no, dove l'ha acquisita il sistema informativo? E l'avrà acquisita qui, nel ricevi ordine. E come faccio a sapere che l'ha acquisita? Ma perché nel modello concettuale avrò una classe ordine che tra gli attributi ha quick. Tutto è collegato. Quando dico un ordine, non sto dicendo quello che ho in mente io come ordine, quello che hai in mente tu come ordine in questo momento. Stiamo dicendo l'ordine così come è descritto nel modello concettuale. Questo qui non ce l'abbiamo per questo stesso esercizio. Quindi dobbiamo fare uno sforzo di fantasia. Ma quello, quando qua dico, come dicevamo prima, qui uso come linguaggio, come dizionario, le parole, i termini, i verbi, i sostantivi che ho definito nel mio modello concettuale. Quindi nel momento in cui dico l'utente inserisce un ordine, sto dicendo l'utente inserisce un ordine, ossia tutte le informazioni legate agli attributi che ha la classe ordine. Non devo qui stare a ripeterlo pedantemente. Se l'ho chiamato ordine, che cos'è ordine? È quello là. Vado a vedere la classe che si chiama ordine. Se là nel modello concettuale l'avevo chiamata ordine, qui anziché ordine scrivo la comanda, sono scemo, perché ho usato una terminologia incoerente per cui chi legge non può capire cosa stavo specificando. Quindi qua cercheremo di essere sempre molto coerenti con i nomi da dare agli oggetti. A costo di risultare noiosi, pedanti, perché avremo molte ripetizioni, non usiamo sinonimi, non usiamo, però è il prezzo che si deve pagare per essere precisi, non ambigui. Quindi order sono quel determinato concetto del modello concettuale. In parallelo, mentre stanno avvenendo questi invii, ci sarà chi si occupa della parte finanziaria. Quindi inviare, io dico al cliente, senti, devi pagare su questo conto e prima o poi lui effettivamente pagherà. E allora io, come processo, aspetto che l'utente abbia pagato. E quindi di ricevere effettivamente il pagamento corrispondente a quell'ordine. Solo quando, qui c'è un difettuccio grafico, non si dovrebbe essere questa cosa qua. Dovrebbe essere una freccia che va qui e l'altra freccia. Queste sono due frecce diverse, solo che il disegno, sono accavallate nel disegno, no? Sono due. Si vede che la riga è un po' più in doppia, ma è stato fatto male il disegno. Immaginatevela come una che entra di qua e l'altra che entra di là. Quando entrambe queste cose sono state fatte, quindi quando l'ordine è stato spedito e il pagamento è stato ricevuto, allora posso chiudere la pratica. Qualunque cosa voglia dire chiudi l'ordine, qualunque cosa debba essere fatta, oltre a dire che ha fatto, chiuso, finito, in che data, ma poi magari ci sono altre operazioni da fare, che tipo fare restocking, cioè una volta che ho spedito magari devo andare a ricordarmi di ordinare di nuovo per rimpinzare la disponibilità di quella merce. Quindi con questa, poi ci sono ancora un paio, come sempre, di costrutti in più. Ma con questi costrutti principali riusciamo a descrivere buona parte, no? dei processi. Ricordiamo che i costrutti sono start e stop, sequenza, che è poi quella che usiamo sempre per legare gli altri pezzi, fork e join, quindi dividi, ricongiungi flussi paralleli, e choice e merge, scegli e ricongiungi, che è ciò che usiamo per separare flussi alternativi, non paralleli. Quindi fork e join sono quelle che vanno avanti in parallelo, choice e merge sono quelli che vanno avanti in alternativa uno rispetto all'altro. Quindi una sola delle uscite di una choice verrà presa. Quale? Quella che ha una guardia vera. Queste sono le uniche, aggiungiamo qualche costrutto in più, ma poca roba, sono le uniche regole. Quindi uno potrebbe cominciare a disegnare processi in qualunque modo. È sempre meglio però, anche qua, darsi delle regole su come vengono disegnati questi processi. Quindi a parte di semantica, le regole sono quelle, però è sempre meglio, visto che il nostro scopo non è solamente
di descrivere un processo, ma di descrivere un processo che sia facile da leggere, da documentare, da essere usato come specifica e come base contrattuale non ambigua, su cui poi non vado a litigare, è sempre meglio avere maggior chiarezza, fare sempre molta attenzione alla chiarezza di ciò che si modella. Allora, questo si ottiene, tra le altre cose, cercando di costruire i processi strutturati. Un processo strutturato è un processo in cui posso identificare dei blocchi annidati uno dentro l'altro, in qualche modo. Posso identificare facilmente il punto di inizio e il punto di fine di ciascun blocco, di ciascuna macro attività. Cioè, ad esempio, io qua posso vedere che prepara la merce, quindi prepara l'ordine e poi spediscilo. Tutto questo blocco, da qui, da prima di questa choice, a dopo questo merge, potrebbe essere per me visto come un blocco unico. Provate a immaginarvi una riga tratteggiata qua intorno, dove sto disegnando adesso col mouse, poi questo blocco ricevi l'ordine, tutto questo potrebbe essere chiamato gestisci l'ordine e poi chiudi l'ordine. Tutto questo lo posso nascondere, se mi serve a un certo punto semplificare, fare un passo indietro, astrarre un pochino, non vedere tutti i dettagli, lo posso fare rimpiazzando una piccola articolazione di azioni, quindi una piccola parte di processo, con un'unica azione, un'unica scatola. Poi parleremo anche come farlo, c'è un simbolo che sta per azioni complesse. Ma per poterlo fare, cosa dobbiamo avere? Dobbiamo avere la possibilità di identificare di questo sottoblocco l'inizio e la fine. Di quest'altro sottoblocco più grosso, l'inizio, che è qua, e la fine, che è qua. Quindi ogni volta che io uso un fork, prima di quel fork posso immaginare un punto di inizio di una ramificazione del processo. Questo si conclude alla join corrispondente, solo se io però uso le fork e le join in modo bilanciato. E idem per le choice e le merge. Quando faccio una scelta, c'è un punto di inizio di una ramificazione che si conclude nel nodo di merge. Solamente se però il merge e il choice sono bilanciate, cioè ho una... Ciascuna di queste è controbilanciata esattamente da un'altra. E non ci sono frecce strane. Se io avessi una freccia, cioè questo send account information, per assurdo, anziché andare a receive payment, andasse a normal delivery e poi da lì di nuovo a receive payment, avrei mescolato le carte. Avrei un blocco fulfill order che riceve anche una freccia da fuori, quindi ha due ingressi, non solo uno. Da qui e poi un'altra freccia che entra a metà. Chiaro che per avere un'altra freccia avrei bisogno di un piccolo nodo merge qua davanti che riceve due frecce, ma abbiamo detto che il merge di fatta solo non fa niente, quindi possiamo aggiungerlo o toglierlo a piacere. Però facendo questo non avrei più potuto separare un flow che è a metà. Quindi nel disegnare i processi dobbiamo sempre cercare di mantenere questo accoppiamento fork e join, come quando scriviamo formule matematiche, quando scriviamo un programmino in C o in Java, dobbiamo aprire parentesi e chiuderle in modo bilanciato. Ho aperto questa, si chiude là, quell'altra aperta lì, la chiudo lì, così è sempre chiaro che cosa è dentro. Infatti, sia il linguaggio matematico che il linguaggio, tutti i linguaggi di programmazione moderni sono linguaggi strutturati. Ci permettono solo di scrivere programmi che siano strutturati. Proprio la sintassi, altrimenti non funziona, altrimenti ti errore, non compila. Per la regola di bilanciamento delle parentesi, ad esempio. Qua è un linguaggio grafico, quindi in teoria non c'è nessun vincolo, non c'è nessun vincolo forte ad essere strutturato. Non c'è l'aperta graffa, chiusa graffa. Noi siamo liberi di disegnare i processi come vogliamo. Se li disegniamo strutturati, e quindi seguiamo questo ragionamento per blocchi, sono più facilmente comprensibili. Ciò non toglie che in alcuni casi magari
ci prendiamo una licenza, ci prendiamo una deroga e facciamo anche un diagramma non strutturato. Se è più chiaro, se è più fedele farlo così rispetto a un diagramma strutturato. Però lo dovremmo fare con grano salis solamente quando è motivato, quando ne abbiamo il motivo. Infatti vedremo un paio di costrutti più avanti che proprio sono non strutturati per andare a catturare delle condizioni un po' particolari. Però lo faremo appunto facendo attenzione, sapendo che quel costrutto lì, non dico che dia problemi, no, non esplode, però introduce una complessità sia nella comprensione della specifica sia poi nella sua implementazione, e quindi da fare quando è realmente necessario. Per il resto cercheremo il più possibile di usare processi strutturati. Allora, prima di andare a vedere gli altri costrutti, io vorrei provare sull'esempio che abbiamo ancora fresco in mente, no? Quello dello studio delle visite mediche, di cominciare ad abbozzare i processi principali, le attività principali, no? Allora, vado a riprendere lo studio medico. E cominciamo a usarlo, usare i costrutti che conosciamo, poi magari non riusciremo a completarlo e dopo, però invece di fare troppa teoria e imparare troppe cose, cominciamo a provare a mettere in pratica quelle che abbiamo visto, per quanto riusciamo a fare nei prossimi 20 minuti. Allora, all'interno dello stesso progetto in cui c'è il modello concettuale, il diagramma delle classi, possiamo creare anche un diagramma di attività. Quindi qui vedete nel dizionario alla sinistra abbiamo il dizionario di tutte le classi, ma anche poi il dizionario di tutti i diagrammi che sono stati definiti. Normalmente i processi sono più di uno. Ciascuno gestisce, diciamo, un token di natura diversa. Ogni token è relativo a un determinato workflow, a un determinato processo, a una determinata attività. Per aiutarmi io cerco sempre di pensare a un parallelo cartaceo. Ogni processo gestisce il ciclo di vita di un particolare modulo. Allora, tu immagina il processo più semplice che abbiamo in questo esercizio è quello del medico che aggiorna le proprie disponibilità. Il testo diceva a un certo punto il medico aggiorna le proprie disponibilità. Allora, immaginati un quaderno, un calendario, un'agenda messa, che ne so, sul bancone della segreteria dello studio medico, in cui a un certo punto ogni tanto il medico va lì, aggiunge qualche cosa, si segna in un certo giorno, si cancella da un altro giorno perché sono cambiate le sue cose. Questo è un processo molto semplice e che non è molto articolato. Lui va lì, si segna e ha finito. Poi domani va di nuovo lì, si risegna, si ricancella e ha finito. Ok? Quindi, quante volte può farlo? Quante volte vuole? Ogni volta che il medico vuole aggiornare la propria disponibilità, diciamo così, crea un nuovo token, attiva un processo in cui aggiorna la propria disponibilità e poi questo processo è finito. Non c'è altro da fare dopo che lui si è scritto sul quaderno. Beh, il nostro non sarà un quaderno, sarà un sistema informativo. Quindi, se noi vogliamo definire il processo medico aggiorna disponibilità, il nome che c'è qua è il nome del diagramma, quindi possiamo cambiare di qua o possiamo cambiare di qua, è lo stesso. È un processo molto semplice che secondo me è composto da un'azione sola, che è il medico Thank you.
scriviamolo così. Il medico aggiorna le proprie disponibilità aggiungendole o cancellandole. Questo è ovviamente un livello di dettaglio abbastanza alto. Volendo si potrebbe entrare in un dettaglio maggiore dicendo allora ho un'azione aggiungi, un'altra azione cancella e dividerle. Però per il momento direi che non ci serve avere dettagli superiori. Quindi livello, lo stesso diciamo così, diagramma delle attività può essere rappresentato a livelli di dettaglio di granularità diverso a seconda dei momenti. Però io sono partito da questo esempio molto semplice per ragionare un po' meglio su che cos'è il token. Allora, nell'esempio cartaceo, un token nuovo viene generato ogni volta che un medico si avvicina all'agenda su cui si scrivono gli appuntamenti. Quello stesso medico torna tre volte, sono tre token diversi, perché ciascuna volta farà quell'attività. E poi è finito, dopo che è finito, chiude l'agenda, se ne va. Non c'è nulla in sospeso, l'attività medico aggiorna disponibilità, è compiuta, è completata. Quindi chiediamocelo sempre, chi è il token? Che cosa rappresenta il token? Il token rappresenta dei dati, che vengono elaborati, un percorso tra tanti uguali. Per aiutarci, almeno io, per aiutarmi a capire meglio, a identificare meglio che cosa rappresenta il token, provo a chiedermi quanti ce ne sono. Quanti token vengono generati? Beh, uno ogni volta che un medico decide di aggiornare le proprie disponibilità. Quindi se ho 10 medici che vanno a aggiornare le disponibilità due volte al giorno, ne avrò 20 al giorno. Da punto di vista del sistema informativo, il token nasce quando il medico che si collega al sistema clicca sul bottone aggiorna calendario. Allora il sistema, diciamo così, inizia questo processo e lo porta nella videata del calendario in cui lui può aggiungere e togliere cose. Quando alla fine il medico fa salva, quel token è finito e ritorna alla pagina iniziale, alla videata iniziale del sistema. Se un secondo dopo dice, mannaggia, mi sono sbagliato, torna lì, rifà di nuovo quella scelta, riattiva quel processo creerà un nuovo token che gli permetterà di svolgere di nuovo quell'altra azione. Quindi un modo per non dimenticarcelo è di aggiungere all'interno del processo una annotazione, questa è l'icona per le note, un foglio di carta con l'angolino piegato, in cui diciamo che il token rappresenta un medico che aggiorna nel momento in cui, diciamo così, aggiorna la propria disponibilità. Forse ancora, scusate, lo scrivo in modo ancora, forse spero più chiaro, rappresenta un singolo, ogni singolo azione di aggiornamento delle disponibilità da parte di un singolo medico. Ogni volta che un medico decide una volta di aggiornare le sue disponibilità, e lo può fare quante volte vuole, crea un nuovo token e si fa guidare dal sistema informativo attraverso questo processo. Ogni volta che deve essere fatta questa cosa, deve esserci un token nuovo per farlo. Perché insisto sull'identità del token? Perché è quello che poi ci aiuterà a capire tra varie azioni da fare quali sono nello stesso processo e quindi condividono lo stesso token e quali invece sono in processi diversi. E il trucchetto del chiedermi quanti sono ci aiuta di molto.
Quali altri processi abbiamo nel nostro sistema dello studio medico? Ma io ne vedo due, di sicuro. Uno relativo alle prenotazioni e uno relativo alle cancellazioni. Poi, che quello della cancellazione siano uno o due, ci pensiamo bene. Poi si può ovviamente fare in modo diverso. Però potrebbe essere un processo che gestisce un altro activity diagram, che gestisce il processo attraverso cui il paziente prenota una visita. Quindi questo è un processo che inizia quando? Se è il processo attraverso cui il paziente prenota una visita. Inizia quando? Vabbè, il paziente arriva al sito e dice voglio prenotare. E finisce quando? Finisce quando la prenotazione è confermata. In mezzo può succedere di tutto. Può succedere che le prime scelte vadano a buon fine, può succedere che non vadano a buon fine le prime ma vadano a seconde, può succedere che vada a finire in lista d'attesa. Allora, in realtà questo processo ha, come dicevo, un inizio e una fine. La fine può essere di due tipi, probabilmente. Io comincio dalla fine, che è più facile capire quando è finito. È finito quando la prenotazione è confermata, quindi il sistema conferma al paziente la prenotazione. E conferma, non è a caso, perché conferma il nome di questa relazione. E l'altro modo in cui può finire, che il sistema mette la richiesta in lista d'attesa. Fatemi scrivere meglio, non la prenotazione, ma l'avvenuta prenotazione della sua richiesta. E in entrambi questi casi ho finito. In un caso finisco con la prenotazione, nell'altro caso finisco col parcheggio in lista d'attesa. Poi come ne esco dalla lista d'attesa? Attraverso il meccanismo delle rinunce. E come inizia questa roba? Inizia con l'utente che inserisce una nuova richiesta. E poi in mezzo c'è, se non ha tanto lavoro da fare, dobbiamo poi descrivere cosa succede. Allora, prima annotazione, io nello scrivere le azioni cerco sempre di scriverle nella forma chi fa che cosa. Prima azione, l'utente inserisce la richiesta. Chi è responsabile di questo? Chiaramente l'utente. Senza l'utente questa azione non va avanti. Quella in basso a sinistra o anche in basso a destra, il sistema conferma. Quindi è un'azione che il sistema può compiere, anzi compierà autonomamente e non richiede l'intervento del paziente in questo caso. Quindi dobbiamo sempre mettere un soggetto esplicito che in qualche modo è responsabile dello svolgersi di quell'azione. Allora, il soggetto può essere una delle persone coinvolte nel sistema,
oppure il sistema informativo stesso, quando lui può compiere delle azioni che non hanno bisogno di interazione con l'utente stesso. Allora, proviamo a chiederci chi è il token qua? Ho un token per ogni paziente? Ho un token per ogni richiesta? Ho un token per ogni alternativa? Il token è il ciclo di vita della richiesta, che coincide con la prenotazione, che coincide con la conferma, beh, non con la conferma perché non è detto. Quindi il token rappresenta una singola richiesta da parte di un paziente. Qui già ho sbagliato, l'ho chiamato utente quando in realtà lui si chiama paziente. Ti viene la voglia di usare sinonimi, ma invece devi resistere a non farlo. Quindi ogni volta che arriva un paziente nuovo, va sul sito e schiaccia il bottone nuova richiesta, che poi sul sito non sarà mai scritto nuova richiesta, ci sarà scritto fai una prenotazione. Non importa, noi ci siamo dati un vocabolario da analisti e analizziamo il sistema con questi termini. Poi chi farà l'interfaccia utente cercherà di usare dei termini comprensibili per gli utenti, non ce ne dobbiamo preoccupare in questo caso. Possiamo anche inventarci dei termini astrusi, l'importante è che li abbiamo definiti nel nostro glossario. E poi cosa fa il paziente dopo che ha inserito una richiesta? Inserire una richiesta, cos'è la richiesta? La richiesta significa che lui definisce se è urgente o no, definirà la specialità, e beh, questa data di inserimento il sistema è capace di inserirla da solo, no? Non chiedo all'utente dimmi che data, che giorno è oggi, lo so io. E quindi, dove ce l'ho rassurato? Il che può voler dire che il paziente, pardon, deve inserisce le tre alternative, il paziente specifica l'urgenza, e poi il paziente seleziona la specialità. Sono queste tre informazioni che il paziente deve dare. Ovviamente qua sotto dobbiamo farci dello spazio, per farci stare tutto. E queste tre informazioni, l'importante è che ci siano tutte. L'urgenza sì, no, alternative quali, e la specialità quale. Non mi interessa in che ordine lui me le abbia specificate e quindi le posso eseguire, diciamo, in parallelo. Poi starà a chi progetta l'interfaccia utente decidere se è più furbo chiedere all'utente prima la specialità e dopo le date o viceversa, perché ovviamente non gli puoi chiedere tutto in parallelo, no? Ci sarà una sequenza, però a me non importa. L'importante è che a un certo punto, solo qui, io posso dire, va bene, so che cosa mi ha richiesto l'utente. E quindi a questo punto il sistema può valutare, può verificare se una delle alternative è disponibile. Sì o no? E come fa a valutare se una alternativa? Va a prendere le tre disponibilità di questa richiesta di questo utente,
questa richiesta qual è il token, è la richiesta, è la singola istanza della classe richiesta che gira, dentro il token c'è la richiesta, il singolo oggetto di tipo richiesta. E quindi prende questo, poi va a vedere sempre nel modello concettuale tutte le disponibilità, se ce n'è una che coincide dal punto di vista della data, della fascia oraria, della specialità e non è ancora stata presa. Se ne trova almeno una, allora è confermata. Se non ne trova almeno una, allora dovrà passare le controproposte. Questo vuol dire che subito dopo questa verifica dobbiamo compiere una scelta. E fare cose diverse a seconda che questa verifica abbia avuto esito positivo oppure no. Nel caso in cui una delle alternative è effettivamente disponibile, il sistema conferma. Su questo arco scrivo la guardia che è verifica positiva, oppure almeno una disponibilità è compatibile. Potrei metterci la query SQL che calcola questa cosa, oppure lo scrivo a parole, spiego, è importante che sia chiaro. Dall'altra parte dovrò fare dell'altro lavoro, adesso poi mi farò lo spazio per disegnare. Adesso così non è strutturato, perché ho fatto una choice senza fare la merge corrispondente, ma perché non ho ancora tutto sotto. Però ho cominciato a seguire il processo, poi cercherò di ridisegnarlo in modo più strutturato, man mano che vado avanti. Quindi la parte facile di questo processo è già fatta. Siamo stati fortunati, lui ha inserito i dati, la mia bella query SQL ha girato, ha trovato una soluzione, confermato, fine. Altrimenti, vabbè, da lì esco e dovrò fare l'altro lavoro, che però dobbiamo rimandare a martedì prossimo. Buonasera.